Linea Osservatorio Pasquale, oggi siamo con un amico, un conterraneo, possiamo vero. dirlo, eh? Cioè, proprio qui davvero oggi si fa la storia dell'intelligenza artificiale. Orgoglio Puglia, ma soprattutto Bari, perché anche noi, provincia di Bari, Francesco invece a Bari, Bari, Bari. Oggi Linea Osservatorio, lo dici bene Giacinto, perché puntata, questo, come dicevamo dietro le quinte, spin-off del nostro podcast in cui approfondiamo le soluzioni, chi sono anche, iniziamo a conoscerli, le eccellenze italiane di intelligenza artificiale che fanno parte del nostro osservatorio. Esatto, e oggi come hai visto nell'oggetto parliamo di Frank Hood e se intanto vuoi conoscere subito di cosa si occupano vai sul sito iaspiegatasemplice.it che è il nostro portale. Nella sezione osservatorio trovi anche la sezione dedicata a Frank Hood in modo tale che puoi entrare in contatto con loro, ma facciamolo entrare subito perché Dai, insomma dai, la vedo dai, lì in dai, dai. fibrillazione. Ecco qui a voi Francesco Cipriani, welcome back. Ciao Giacinto, ciao Pasquale, grazie per l'introduzione, è sempre un piacere rincontrarvi e chiacchierare con voi. Grandi, dico welcome back perché in realtà se andate indietro nel podcast per i completisti, quelli che se lo ascoltano tutti, siete in tanti, ormai in più di 230 episodi, Francesco, o meglio, Frank Hood è stato nostro ospite in quel di marzo dell'anno scorso. Certo, il nostro ospite è qui nell'osservatorio, all'interno della AI Play ci sono tanti video insieme a Frank Hood, How to Tech, Academy, insomma, tanta roba. Oggi facciamo un po' un refresh, perché poi le aziende che fanno intelligenza artificiale, ma in realtà tutte quelle che fanno innovazione, anche da un anno all'altro, no? Hanno tante novità da raccontare, dobbiamo un po' aggiornarci. Conoscendo Francesco, di novità ne ha tante. Allora, partiamo intanto da chi è Frank Hood in pochi minuti, davvero proviamo a raccontare di che cosa si occupa Frank Hood, perché a Bari, ma poi proprio a Bari l'intelligenza artificiale. Io ancora non ci credo. Sì, in effetti è abbastanza inusuale. Allora, Frank Hood è un'azienda che opera nel settore IT, è nata a Bari nel 2011 ed è nata un po' dalla voglia di non andare via. L'ho fondata insieme a un mio compagno di studi, attuale socio di Frank Hood, quando eravamo ancora degli studenti. Vedevamo i nostri colleghi, in alcuni casi anche più bravi di noi, spesso essere assunti dalle grandi società di consulenza. Per fare lavori che, a mio parere, ripeto, è un mio modestissimo parere, erano sicuramente poco gratificanti, ma soprattutto non valorizzavano molto le loro competenze. Abbiamo veramente perso tantissimo, la maggior parte dei nostri amici e colleghi universitari che sono andati via. E da questo è nata un po' quella domanda: ma perché non facciamo qualcosa qui al sud? Perché non creiamo un'azienda che possa valorizzare le nostre competenze e soprattutto un'azienda in cui noi per primi vorremmo lavorare, quindi con una Certo. nuova concezione assolutamente di lavoro. E così un po' cerco di farvi un riassunto breve. È nata Frankhood, all'inizio era un'azienda che sviluppava principalmente software custom e soluzioni tecnologiche per digital marketing. Da qualche anno abbiamo introdotto una business unit che si occupa di intelligenza artificiale. Di cosa ci occupiamo con questa business unit? Sicuramente siamo molto bravi nel creare modelli predittivi custom, quindi soprattutto nei settori del fintech, della grande e della piccola distribuzione e in realtà ultimamente anche nel contesto CV2X. Magari poi lo approfondiamo, è uno dei nuovi orizzonti del prossimo decennio. Ci occupiamo anche di formazione e di business intelligence. Realizziamo piattaforme custom di business intelligence per clienti che vogliono in qualche modo trarre informazioni dai dati per guidare nel miglior modo possibile i team commerciali e le iniziative di marketing. Questo è in brevissimo un po' è quello che facciamo. Wow, tanta roba e tra l'altro ricordo bene negli ultimi mesi è successo che membri della nostra community insomma hanno richiesto l'intervento di Frank Hood e devo qui certificare Pasquale Dai. dalle mail ricevute, dai messaggini ricevuti dai nostri membri che insomma il lavoro sta andando alla grande. Quindi bravo, bravo Assolutamente. Francesco, bravo il tuo team, siamo veramente orgogliosi, orgogliosi di voi. Allora, io ho letto in giro che nel frattempo in Frank Hood è nata una nuova divisione, no? Quindi io di qui vorrei partire. La Data Masters, qual è l'obiettivo e cosa la differenzia rispetto a quello che è già presente sul mercato?
Beh, l'obiettivo di Data Masters è quello di formare la prossima generazione di data scientist e machine learning engineer italiani all'interno di una pipeline di talenti che possa rispondere rapidamente a quella enorme domanda di competenze specialistiche che sta investendo e investirà sempre di più il mondo del lavoro. Siamo in un momento cruciale, e sta succedendo un po' quello che è successo nello sviluppo software qualche anno fa. E che ha raggiunto ormai il suo massimo. Le aziende finalmente in Italia, un po' in ritardo rispetto a quelle che sono quello che è stato il trend europeo, senza parlare di quello statunitense, si stanno accorgendo che il futuro è nell'intelligenza artificiale, il futuro è nell'analisi dei dati, il futuro è nel saper interpretare questi dati. Aumenta sempre di più la domanda di queste figure professionali. La domanda cresce, ad oggi possiamo dire che su LinkedIn ci sono circa 3.500 domande, posizioni aperte per data scientist o machine learning engineer e sono aperte da tantissimo tempo, non vengono quasi mai chiuse perché le aziende hanno enorme difficoltà a trovare Vero. talenti in questo ambito. Na è nata un po', quindi l'obiettivo è quello di creare queste figure, è nata un po' un'esigenza interna. Abbiamo fatto centinaia di colloqui per integrare il team di intelligenza artificiale con scarso successo, spesso perché avevamo di fronte delle figure con una preparazione parziale o un background troppo settoriale. Da qui abbiamo pensato, vabbè, ok, è evidente che ci sia un problema, è evidente che manca un tassello all'interno dell'ecosistema della formazione. Abbiamo fatto un'indagine, abbiamo analizzato tutti i vari percorsi formativi e abbiamo cercato di capire quale potesse essere il percorso di uno studente, partendo anche dal nostro percorso da studenti fatto qualche anno fa, e abbiamo cercato di creare il miglior percorso possibile, o meglio, il percorso che noi stessi in primo luogo avremmo voluto fare un po' di anni fa quando abbiamo iniziato a formarci in questo ambito. Un po' di anni fa, sono passati quasi una decina d'anni. E quindi abbiamo creato un percorso che si differenzia tantissimo da tutti quelli che sono in generale i percorsi di formazione sul mercato, sia italiano che estero. Questo perché quando si parla di competenze in ambito intelligenza artificiale è centrale il ruolo del docente, un ruolo del docente che ti possa accompagnare in questo percorso formativo, ti possa guidare, possa chiarire ogni dubbio, rispondere ogni domanda e assicurarsi che ogni studente stia procedendo all'interno del proprio percorso in maniera adeguata. Un programma super completo, parliamo di machine learning dall'A alla Z, partiamo dalla regressione lineare, arriviamo fino al reinforcement learning. Non esiste al mondo o sul mercato un programma così completo, super aggiornato, dato che questo lavoro lo facciamo per passione ed è quasi un divertimento. Trattiamo anche argomenti le cui pubblicazioni sono di qualche mese fa. Quindi davvero ci mettiamo tantissimo della nostra passione in questo. E soprattutto, per finire, un percorso dedicato a chi vuole fare upskill, quindi a chi ha già un lavoro. Quindi una modalità di fruizione molto innovativa che unisce lezioni on demand sulla nostra piattaforma di learning, a lezioni dal vivo con il docente con cui esercitarsi ulteriormente, approfondire nuove tematiche, ma soprattutto a cui fare domande e con cui chiarire i dubbi che si hanno in un percorso che sicuramente è un percorso ostico, è un percorso bisogna avere tantissima forza di volontà e soprattutto bisogna essere molto assidui. È vero, è un bel traguardo, no, Frank? Perché Frank, nel senso come Sì. Francesco e Frank Hood, perché ecco, dare la possibilità a chi vuole iniziare a lavorare nel mondo dell'intelligenza artificiale, come giustamente facevi notare, tante posizioni aperte, ma poi queste competenze dove le vado a pescare? Guardo anche la tua azienda, no? Quindi avere la possibilità di portare nel team già una persona che sa lavorare nel mondo delle AI perché c'è fermento, si vuole iniziare, si vuole fare un progetto e ok, ma chi se ne occupa? Ecco, in questo caso è bello sapere che si può attingere dai talenti che forma Frank Hood con la Certo. Data Masters. Io ho sbirciato un po' sul sito, volevo dire anche qualcosa sui docenti perché Vincenzo Maritati è un fenomeno. Raccontaci un po' chi c'è dall'altro Assolutamente. lato.
I docenti in questo momento sono due, anche se ci sono poi diversi assistenti che li aiutano, li supportano in questo percorso. Sono Vincenzo Maritati e Giuseppe Mastrandrea. Vincenzo Maritati, che è il ricercatore informatico, in particolare AI researcher da oltre 10 anni, ha un'esperienza vastissima in tanti centri di ricerca pugliesi, e a parte le competenze che sono discutibili. Facciamo circa una live al mese in cui ci illumina con quello che scopre e il modo in cui mette in pratica poi tutte le tecniche del machine learning. La cosa più bella di Vincenzo è che ha una passione infinita. Quando spiega col sorriso sulle labbra, e questa cosa è contagiosa. Cioè, vedo che la Certo. sua passione riesce a coinvolgere gli studenti ed è fortemente empatico. E in questo modo, anche quando si parla di nozioni e concetti un po' più complessi del solito, questo è un plus perché ti permette di, in qualche modo, avvicinarti molto e sentirti coinvolto da quello che è questo mondo che ti si apre sempre di più giorno dopo giorno che Vincenzo ti illustra. E poi c'è Giuseppe Ok. Mastrandrea. Giuseppe Mastrandrea è anche lui docente da circa una decina d'anni, quindi è espertissimo in didattica. I suoi corsi sono e i moduli che affronta sono quelli, diciamo, quelli che gli studenti ritengono più semplici, ma non perché siano veramente semplici, perché è così bravo nel spiegare questi argomenti che sembrano a portata di tutti e spesso non lo sono. E quindi il feedback che ricevono dagli studenti è: mamma mia, Giuseppe è bravissimo, spiega benissimo, io non so come faccia a essere così chiaro nelle spiegazioni, ma ogni volta che mi spiega qualcosa io la capisco subito, dopo aver sentito la lezione la prima volta. E questa è una cosa stupenda, sono doti innate, quindi È siamo una grande fortunati. dote. Abbiamo due docenti che hanno caratteristiche differenti, ma sono accomunati da una dote innata per la didattica e soprattutto per l'insegnamento di queste No, materie. è importantissimo perché poi questo settore lo conosciamo bene entrambi e sappiamo che davvero è difficile trovare persone che riescono ad ispirare la formazione, ad ispirare il cambiamento, perché di questo stiamo parlando. Non stiamo parlando di un aggiornamento professionale, ma qui si parla di cambiamento, no? E qui arriva la mia domanda, Francesco: quali sono le figure che secondo te sono più perfette per questi corsi, per i vostri data masters? Avete fatto un identikit di chi, insomma, è giusto che partecipi ai vostri corsi? Certo. Allora, sicuramente i profili che hanno più facilità nel completare il percorso e dal trarre il maggior valore sono chi lavora attualmente come data analyst e data engineer, ad esempio, perché sono figure che conoscono sicuramente il mondo dei dati, quindi sanno manipolare e visualizzare i dati, lo fanno quotidianamente, ma gli manca un pezzetto, cioè quello del machine learning, quali sono tutte le tecniche nel mondo del machine learning, del deep learning, più in generale nell'ambito dell'intelligenza artificiale, che possono dare un boost enorme alla loro carriera. Quelle sono le figure che traggono il maggior valore, proprio perché riescono a tramutarlo immediatamente. A convertirlo immediatamente. Dopodiché ci sono sicuramente tutti quelli che hanno un percorso di formazione in materie STEM, quindi materie possiamo dire scientifiche, ingegneri, matematici, statistici, fisici, ma non solo, anche chi ha fatto percorsi che viene dal mondo dell'economia. Perché? Perché sicuramente hanno delle competenze di base come competenze di algebra lineare o programmazione. E quindi riescono più facilmente poi a superare quello scoglio iniziale che è dato da chiamiamolo matematica, in realtà non è proprio matematica, non, o meglio, non è solo matematica, è un po' di matematica, un po' di algebra lineare e un po' di programmazione che poi lì serve proprio per applicare praticamente tutti quei concetti e quelle tecniche che insegniamo durante le lezioni, perché il corso ha una fortissima componente pratica. Diciamo, c'è una terza categoria di studenti, di profili, o meglio, che sono i più frequenti, o gli studenti più usuali all'interno delle nostre masterclass, e sono
chi ha competenze nell'ambito della programmazione in genere. Perché naturalmente, sì, naturalmente chi ha competenze in ambito di programmazione ha comunque molta più facilità nell'utilizzo di Python, nell'utilizzo di tutte quelle librerie di Python che servono per data visualization e data engineering, e non solo, poi per applicare, per utilizzare TensorFlow, Keras, che sono librerie che si usano nel mondo del machine learning per creare reti neurali o applicare semplicemente gli algoritmi classici del machine learning. Quindi possiamo dire, che queste sono le tre categorie, oltre agli studenti neolaureati, perché chi finisce un percorso di laurea in queste materie, anche che comprende anche l'intelligenza artificiale, sicuramente non ha avuto la possibilità di sporcarsi le mani applicando poi l'intelligenza artificiale all'interno di contesti reali. E noi facciamo questo, anche questo, all'interno dei nostri corsi. Circa il 50% delle lezioni sono lezioni pratiche, e di conseguenza gli studenti possono imparare a fare quello che vedranno durante la loro quotidianità lavorativa. Quindi li prepariamo anche al mercato del lavoro. Beh, insomma, di lavoro ce n'è tanto, sono tantissimi, come dicevi tu, i posti vacanti in questo momento, ed è bello sentire che vi state dando da fare. Tra l'altro, qualche giorno fa c'è stata una giornata in cui tutti quanti insieme abbiamo cercato di spingere sempre di più le donne alle materie STEM. Qual è il tuo punto di vista? Com'è la situazione dal tuo punto di vista? Allora, vedo dire che nell'ultima Machine Learning Masterclass, con enorme piacere, abbiamo raggiunto circa il 40% delle studentesse donne, che è un risultato molto bello. E da questo punto di vista, ora non posso svelare molti dettagli, però stiamo collaborando con un'associazione che si occupa proprio dell'uguaglianza di genere nel mondo STEM, e proprio per incentivare le donne affrontare questi percorsi formativi che per retaggio culturale sono frequentati troppo spesso da soli uomini. Quindi c'è tutto un tema che riguarda anche il sentirsi più in un posto più familiare per chi frequenta questi corsi, che è legato anche al modo in cui si comunica, è legato anche ai docenti, è legato alla classe. Quindi siamo molto vicini a questi temi. Spero nei prossimi mesi di poter annunciare questa collaborazione in maniera ufficiale, però è una cosa che ci ha visti impegnati fin dal primo giorno, perché siamo consapevoli che questo è un tema di super attualità nel nostro mondo in generale, principalmente nello STEM. Tra l'altro, insomma, quando le donne si mettono a lavorare nello STEM hanno dimostrato delle doti difficilmente, diciamo, no, raggiungibili. Quindi ben venga la loro presenza. È così. Allora, Pasquale, ricordiamo che per entrare in contatto con gli amici di Frank Hood e scoprire Data Master e anche i loro servizi di consulenza nell'ambito AI, basta andare sul sito iaspiegatasemplice.it, sezione osservatorio, lì c'è la casella Frank Hood, richiedi una demo e ti chiamiamo. Puoi parlare anche con me, se vuoi, meglio con Pasquale, visto che insomma, più giovane, 10 anni in meno. No. A prescindere da questo, insomma, ci sono tante informazioni, anche altre, che in questa puntata non vi abbiamo raccontato. Magari è la prima volta che senti parlare di Frank Hood, quindi ti sei perso forse più un anno e mezzo. Non ti preoccupare, recupereremo insieme. Bene, Francesco, grazie a te, grazie a tutto il team di Frank Hood, e buon business. Grazie a voi. Artificiale. Noi ci sentiamo nelle prossime puntate, episodi del podcast in Italia più ascoltato sull'intelligenza artificiale. Dai. Alla prossima, ciao. Ciao Francesco, ciao. Ciao, a tutti. Ciao, a presto, ciao a tutti.